mi diria che il futuro della lenga piemontesa è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Ma purtroppo viviamo una realtà sociale dove fin dall'educazione scolastica non ci insegnano a ragionare con la nostra testa, a essere delle menti libere e indipendenti. Ci insegnano a ubbidire a un'autorità, a fare quello che ci dicono gli altri, e cercano di subito, come si dice, bloccarci, di frenarci ogni nostro istinto, per invece di favorirlo, invece di svilupparlo, è solo una repressione. E quindi arriviamo a 20 anni che non siamo in grado a livello umano di fare delle scelte così importanti, abbiamo paura di scegliere, siamo schiacciati da pressioni sociali, da pressioni familiari. E non abbiamo gli strumenti molto spesso, o le possibilità, poi tutto è relativo, di fare delle scelte nostre, ma perché non sappiamo chi siamo, non sappiamo cosa vogliamo, non abbiamo avuto un'educazione che favorisce tutto ciò, anzi è un'educazione che ci insegna a ubbidire, a seguire un modello, a seguire una massa, un gregge, e questo rende le persone terribilmente deboli, che poi sono poche che riescono a fare delle scelte libere e indipendenti. Molto spesso la gente si rifugia dietro alla ragione economica, che quella sicuramente ha un peso e in base alle nostre situazioni cambia. Però conosco tante persone che hanno la possibilità e che mi dicono: complimenti per quello che hai fatto, anche io avrei voluto farlo. E io mi chiedo perché non lo fanno, semplicemente. Ma poi l'ho capito perché non lo fanno. Per me è stato durissimo comunque fare una scelta a 20 anni completamente diversa, andare contro la mia famiglia, contro tutte le persone attorno a me. Però quel primo passo, difficilissimo, durissimo, poi mi ha portato verso alla straordinaria vita che ho vissuto fino ad ora, che non cambierei con quella di nessuno, che amo profondamente, a questa mia grande serenità e voglia di vivere, e comunque sia ne valsa la pena. Imparando poi tante cose in viaggio mi sono reso conto che non si è mai veramente liberi fino a quando non si è in grado di stare bene anche a casa propria. Se stiamo male può essere una soluzione temporanea andarcene, viaggiare, fare esperienze di vita, sì, ma per poi trovare gli strumenti, per poi essere in grado di tornare a casa e stare bene anche a casa. Forse fuori da casa riusciamo a trovare quello che a casa non riusciamo a trovare. Ma poi è molto importante riuscire a stare bene anche a casa, se no possiamo continuare a viaggiare quanto vogliamo, ma non saremo mai veramente liberi nel senso della parola. C'è anche tanta voglia di condividere, perché comunque c'è il motivo che mi ha spinto a viaggiare, è un malessere molto comune e diffuso qua, e quindi penso di essere un esempio positivo semplicemente perché a oggi mi sento una persona serena che ha avuto un'evoluzione molto positiva grazie al viaggio, e sono tornato anche per trasmetterlo, sento il dovere di trasmetterlo, perché quando vivi certe meraviglie devi condividerle. Per quello cerco di organizzare eventi sui viaggi, per cercare di plasmare nuovi viaggiatori o altri ragazzi che arrivano dalla stessa situazione adolescenziale. Per quello mi sono aperto nel libro, ho raccontato cose molto personali, perché per creare empatia e scatenare magari una scintilla in qualcun altro, dargli una prospettiva diversa,
alla vita che ci insegnano a scuola. Ma il cambiamento è una parte della vita, lo insegnano nel buddismo come prima regola, la regola dell'impermanenza, tutto cambia. E quindi imparare a non attaccarci alle cose, alle persone, accettare i cambiamenti della vita, il continuo cambiamento, sviluppare una grande adattabilità ai continui cambiamenti della vita, accettarli e non trascinare, non attaccarci al passato inutilmente, perché non riusciremo più a ricreare situazioni che sono state del passato, ce ne saranno tante nuove. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.